Qui con me sul palco il presidente del gruppo Bricofer e il patron dell'Ascoli Calcio, Massimo Pulcinelli. Siccome mi trovo qui, devo iniziare con una canzoncina, quella che mi piace tanto, che fa così: noi siamo l'Ascoli Calcio. Io devo continuare? Vai. No. Perché no? Non so cantare. Ciao a tutti, buonasera, grazie di esserci, grazie Vanessa. Grazie a lei. E cosa dire, era un'occasione fantastica di mettere insieme i quasi primi 40 anni di vita della nostra azienda con questo luogo, con questa città, con questo progetto calcio, con questi marchigiani e, come mi hanno corretto alle prime dichiarazioni che ho fatto, con questi piceni. Io appunto sono marchigiano di origine e mi hanno detto: no, guarda, noi siamo piceni, perciò insomma si sono subito risentiti ad un certo punto. E che dire, mi sembrava appunto, ripeto, un'occasione ghiottissima di dover unire l'attività che svolgiamo con tutti i nostri ragazzi ogni giorno e questo territorio. In effetti ci stiamo trovando a nostro agio, ci sentiamo di casa, e poi organizzare un evento qui al Del Duca che unisce storia, presente e futuro è un'emozione grandissima, ancora più forte di quella dello scorso anno, di essermi lasciato coinvolgere da chi è qui nell'Ascoli Calcio da tanto tempo. Non so se è arrivato, vorrei qui a fianco a me il nostro presidente Giuliano Tosti, che accoglierei con un grande applauso. La colpa è soprattutto sua. Forse c'è l'applauso ma non c'è lui? Non è arrivato ancora? Bene, allora lo chiamiamo dopo. È al telefono, ok. Bene, un saluto a Giuliano, appunto, il nostro presidente, la persona che mi ha presentato l'idea, il progetto di questa Ascoli. Ah, eccolo, vedi, stava facendo degli scherzi. Lui non ama questi palcoscenici, ma è costretto da me.
Abbiamo un altro microfono, così vi facciamo anche dire qualcosa. Buonasera a tutti. Io mi sento onorato di aver portato Pulcinelli all'Ascoli Calcio, mi sento onorato di averlo portato all'Ascoli Piceno. La nostra città ha tradizioni molto antiche e in questo periodo sta soffrendo una crisi abbastanza grande e noi abbiamo bisogno di questi uomini che sono degli illuminati per la nostra era e influisce molto, impatta molto sulle economie delle città. Spero che oltre all'Ascoli Calcio faccia altri investimenti come ha fatto uno stasera molto bello che al territorio nostro dà una rilevanza grande, molto grande. Speriamo che poi porti anche altre attività lavorative ad Ascoli. Bene, grazie Presidente, un applauso e ti vorrei qui a fianco a me. Resta un attimo. Ho conosciuto grazie a questa opportunità del calcio una persona che oggi è diventato anche un mio grandissimo amico. Lui è un inventore, un genio, come lo chiamo io. È diventato anche, grazie a un nostro collaboratore e poi alla nostra conoscenza, il secondo sponsor di maglia dell'Ascoli Calcio. Vorrei qui sul palco, in rappresentanza della Moretti Design, Dino Di Resta, che accoglierei con un grandissimo applauso. Gli passo questo, scusami. Vai, benvenuto amico. Vabbè, quando chiama il presidente è un'emozione enorme, un'emozione soprattutto essere qua. Certo che se fossi stato preparato avevo anche due parole da dire a questa platea qui. Grazie mille, Mas. Vai. Vabbè, ti ho preparato, qualcosa... di solito ti escono, dai. Di solito ti escono. Allora, copro il proscenio e quindi da questo palcoscenico vi dico che ho conosciuto una persona fantastica, una persona che